Senti Mattia, partiamo dalla fine, dall'ultima partita. Prestazione macchiata da un'ingenuità, insomma sappiamo che sei stato anche ripreso dal mister. Dimmi un po' che sensazione, insomma, che cosa è successo? No, da subito ho provato una sensazione di un po' mi sentivo in colpa per la squadra, perché lasciavo la squadra in 10, avevamo un vantaggio, stavamo vincendo 1-0. Poi nonostante questo abbiamo fatto il 2-0, quindi mi hanno un pochettino tranquillizzato anch'io. Poi sappiamo tutti come andrà a finire. Quindi è normale che adesso anche il risultato mi ha un pochettino punito più di quello che è stato alla fine il gesto, perché è stata una leggerezza che non deve più capitare. Quindi ormai pensiamo a Siracusa. Fa parte un po' del percorso di crescita, no? Che naturalmente ogni giocatore, ogni ragazzo, ogni uomo deve avere, insomma, a maggior ragione con Lauteri, che insomma sappiamo che queste cose difficilmente le accetta. Sì, no, beh, penso che qualunque allenatore difficilmente accetta un'ingenuità così grossa, perché alla fine ho aspettato un attimo in più per dare la palla quando alla fine potevo scaricarla di prima e non sarebbe successo niente. Però ripeto, è stato più brutto il risultato finale, perché giustamente potevo evitare questa espulsione, magari giocandola in 11 contro 10 o in 10 contro 10 la partita sarebbe finita 2-0, 2-1, capito? Quindi la mia rabbia è quella. Mi è andata bene che la partita l'ho scontata col Matera, la squalifica, quindi prendiamo il positivo, dai. Senti, parliamo un po' in più in generale. Allora, insomma, dicevo anche con Favalli c'è la consapevolezza di aver fatto un ottimo campionato, però forse anche qualche rimorso per quello che poteva essere non è stato, no? Più di rimorso, credo che nelle tre sconfitte di fila, soprattutto all'inizio, vabbè, però ricordo sempre che questa è una squadra che su 25 giocatori, 22 sono tutti nuovi. Quindi è normale, all'inizio abbiamo pagato anche questo. Se non fosse stato così, non lo so, perché abbiamo fatto un gran campionato e magari facendo qualche punto in più all'inizio ce lo saremmo ritrovati alla fine. Poi, sai, quando magari fai le tre sconfitte, vedi che si fa dura, è normale che un po' l'entusiasmo cala, però adesso noi dobbiamo riprenderci, dobbiamo pensare a finire intanto il campionato arrivando terzi, anche per un vantaggio di risultati e tutto, e poi giocarci questi playoff alla grande come abbiamo fatto tutto il campionato. Siracusa, prima di tre partite in una settimana, per l'ennesima volta, un trittico di partite in 7 giorni che, insomma, è oggettivamente stancante, tra l'altro con l'anomalia di questa gara con la Viterbese l'1 maggio che vi portate dietro dal 12 dicembre, che però ci dà vita alla possibilità Sì, di no. avere ancora il cerino in Sì, mano per infatti, noi queste cose. adesso sappiamo che abbiamo queste tre partite. Per noi non è ormai una novità giocare tre partite in una settimana. Siamo pronti fisicamente, quindi credo che ci faremo trovare pronti. Noi abbiamo il nostro obiettivo, è quello di arrivare terzi. Quindi, ripeto, dobbiamo solamente dare il massimo per queste tre partite e vedere di arrivare terzi e di avere almeno anche una settimana, 2 settimane di stop per ricaricarci le batterie e per dare tutto ai playoff. Che tipo di difficoltà ti aspetti da una gara come Siracusa? Ma tutte le squadre che giocano per salvarsi sono sempre portate a dare qualcosa in più e lo so benissimo sulla mia pelle. Quindi non sarà una partita per nulla facile, soprattutto dopo questa penalizzazione che gli hanno dato, che li hanno ributtati dentro i playout. Quindi bisogna essere pronti mentalmente e caratterialmente. Poi noi dobbiamo fare quello che sappiamo fare, quindi ce la giochiamo e dobbiamo stare sul pezzo. Dal punto di vista caratteriale, il carattere a questa squadra non manca perché riesce a imporre il suo gioco, riesce anche a reagire alle difficoltà. La Viterbese nel primo tempo vi aveva messo in difficoltà, poi comunque eravate andati creditatamente sul doppio vantaggio. Però ultimamente ci sono stati diversi blackout che hanno consentito, facilitato il ritorno degli avversari. È successo a Viterbo, è successo con Francavilla, è successo anche con Catania. Con Francavilla
Diciamo che è stata una partita un po' anomala perché abbiamo avuto due o tre occasioni di chiudere la partita sul 3-1 e poi, come tutti sappiamo, un tiro deviato è andato a finire sotto l'incrocio e ci sono stati due gol. Quello con la Viterbese, ripeto, è stata una partita anche questa strana perché ci sono state due espulsioni, calcio di rigore, una partita che era chiusa. Quindi non è che è un periodo che un po' è andato così. Non ci dobbiamo né fasciare la testa e pensare che ci gira tutto storto. Dobbiamo veramente riprendere la nostra posizione in classifica, cercare di arrivare terzi e basta, non pensare a nient'altro. Ed essere belli carichi per i playoff. Magari ai playoff anche evitare momenti di pausa. Vabbè, è normale, quelle sono partite che sai che non puoi mollare un attimo l'attenzione, quindi bisogna veramente dare tutto quello che abbiamo nei playoff e cercare di arrivare in finale, di andare in B. Ha vinto la Juve Stabia, ti chiedo se ha vinto con merito e che cosa è mancato al Catanzaro per vincere il campionato. Mancato che non siamo insieme da tanto tempo. Ripeto, all'inizio dell'anno 22 giocatori erano nuovi. E poi ci è mancato un po' di continuità che loro hanno avuto, cioè hanno fatto solo una sconfitta. Quindi quando perdi una sola partita in un campionato intero, merito c'è. Quindi bisogna veramente solo fare complimenti e pensare a noi e pensare ai playoff. In chiave del playoff, il Catanzaro che cos'ha in più delle altre? Tanta voglia, perché tanti di noi è la prima volta che fanno i playoff, quindi sai, è sempre bello giocare questo tipo di partite. E poi noi abbiamo. Cosa abbiamo più degli altri? Questa è una bella domanda. Cosa abbiamo più degli altri? Abbiamo tanta voglia di conquistarci qualcosa che ci è stato magari un pochettino tolta durante l'anno. Anche dalle scelte degli arbitri, perché qualche rigore non dato che ci ha tolto un sacco di punti. Abbiamo tanta voglia di riprenderci quello che abbiamo lasciato per strada. Questo abbiamo in più.